a favore del Napoli, praticamente al vertice destro dell'area di rigore della Roma, mezz'ora in corso, 0-0 il parziale, ancora un'opportunità su calcio piazzato per il Napoli. Vedremo cosa riuscirà ad escogitare la formazione allenata da Rino Gattuso, sicuramente protagonista in questa prima mezz'ora di gioco, assai più degli avversari. C'è Insigne sul pallone, ovviamente cercherà con il destro la conclusione diretta, il cross in area di rigore, va al tiro direttamente in rete, splendida rete di Lorenzo Insigne al minuto 30 nel corso del primo tempo, cambia il parziale a Napoli allo stadio Diego Armando Maradona, punizione magica di Lorenzo Insigne che va adesso a prendere la maglia di Diego Armando. Insigne cerca adesso Fabio Ruiz al limite sinistro, il raddoppio del Napoli esattamente al 19° minuto nel corso della ripresa, cambia il parziale ancora una volta allo stadio Diego Armando Maradona, ha raddoppiato il Napoli, ha segnato Fabian Ruiz posizionando un rasoterra preciso, chirurgicamente imprendibile per il terzo gol del Napoli. Mertens esattamente al 36° minuto mette in ghiaccio la partita, il 3-0 è firmato dal numero 14 Mertens, il Napoli che adesso può incamerare i tre punti sicuramente in classifica e raggiungere la Roma quota 17, linea che può tornare ad Antonio Lopez, come lo bocca la triangolazione Fabio Ruiz, Elmas ancora in possesso del pallone all'altezza della tre quarti della Roma, Lorenzo Insigne prova a triangolare con il numero 7, ci riesce, fanno quello che vogliono i giocatori del Napoli, prova addirittura il colpo di tacco, lo tocca, poi interviene sul pallone Politano, le fa fuori 5-6, la porta è vuota, a rete il quarto gol del Napoli con Politano esattamente al 42° minuto, il Napoli sta facendo scempio letteralmente della Roma travolta e da questa voglia del Napoli ed assolutamente dall'inconsistenza stasera della squadra di Fonseca che è stata